News. Buonasera da Mari Cortese, notiziario flash di Free Press Online del 14 giugno 2022. La piccola Elena del Pozzo, 4 anni, è morta. A portare i carabinieri sul luogo dove era nascosto il corpo della bambina, la stessa madre Martina Patti, la donna ieri pomeriggio aveva denunciato il rapimento della figlia, avvenuto secondo il suo racconto all'uscita dell'asilo per opera di tre uomini ricoperti da passamontagna e armati che avevano portato via Elena. La madre ha confessato il delitto, ha ucciso la figlia con svariati colpi d'arma da taglio al collo per poi seppellirla in una campagna vicino casa. La donna poi si è chiusa nel silenzio, le indagini continuano per capire il movente e svelare il luogo dove è avvenuto questo efferato delitto. Elezioni amministrative in Sicilia, prevale il centrodestra. Nel catanese Margherita Ferro sbaraglia i candidati con oltre il 50% dei voti ad Aci Catena. A Paternò si riconferma il sindaco Naso, a Palagonia invece giorno 26 giugno vi sarà il ballottaggio tra Salvatore Astuti e Franco Calanducci. Nello scorso weekend inaugurata alla Galleria d'Arte Moderna di Catania la mostra dal titolo Angelo Massimino, una vita per Catania, un'esposizione di scatti inediti che immortalano il cavaliere in alcuni momenti familiari. Sentiamo il nipote Alessandro Russo. È una mostra dedicata all'uomo perché prima di tutto c'era l'uomo, un uomo contestato, beffeggiato, anche vilipeso se vogliamo, e che dopo la sua morte ha vissuto, fra virgolette, una rinascita, perché è stato capito dalla città di Catania e non soltanto, diciamo comunque dai catanesi. Un uomo che amava questa città e questa squadra più di tanti e che ha legato il suo nome a delle imprese, a delle, diciamo, delusioni anche, che comunque lo ha fatto con il cuore senza mai tirarsi indietro. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al nostro sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash sarà online domani sera alle ore 20:30.